Buongiorno, sono il professor De Numeris e mi occupo di statistica e demografia, numeri e numeri. Ma è una cosa noiosa, dirà qualcuno. Non è vero! I numeri parlano, non è vero che sono incomprensibili. Non ci credete? E allora seguiteci, viaggiamo nella demografia. Che cosa è la demografia? La demografia è lo studio dei fenomeni che si riferiscono alla popolazione, alla sua misurazione e all'analisi dei suoi cambiamenti. In questa sezione ci occuperemo della demografia italiana e del problema della immigrazione. Nel 1973 gli stranieri che risiedevano in Italia erano circa 200.000. Nel 1987 sono circa 500.000, ma 10 anni dopo, nel 1997, sono 1 milione. Al censimento del 2001 sono 1.500.000. Nel 2004 superano i 2 milioni. Un anno dopo si superano i 3 milioni. Oggi, altri 10 anni dopo, sono oltre 5 milioni e rappresentano l'8,2% della popolazione del nostro paese. Perché questa crescita? Ci sono tanti motivi. Economici, politici, la fuga delle popolazioni dalla povertà e dalla guerra. Ma perché sono venuti da noi? Ce lo spiega la demografia! Il cuore della demografia è il numero medio di figli per donna. Una popolazione a bassa mortalità non diminuisce, non invecchia rapidamente se il numero medio di figli per ogni donna vale 2. Perché i due genitori vengono sostituiti, nella generazione successiva, da 2 figli. In caso contrario, sono guai. A meno di consistenti immigrazioni che sostituiscono, per così dire, i figli non nati. Nell'Ottocento gli italiani erano un popolo prolifico e nel Novecento continuarono a esserlo. Nel 1911 ogni donna italiana ha messo al mondo in media 4 figli. Anche se molti di loro sono morti nei primi anni di vita, la popolazione cresceva rapidamente. Ma da allora il numero di figli è cominciato a scendere, raggiungendo i 2,5 nel 1964 e scendendo sotto i 2 figli a partire dal 1976. Negli ultimi 40 anni in Italia sono nati pochi bambini, addirittura 1,2 nel 1995 e 1,4 nel 2015. All'aumento degli ultimi anni hanno contribuito anche gli immigrati. Quindi si può dire che gli italiani, come tutti i popoli occidentali, fanno pochi figli. Fanno sempre meno figli. E allora? Ci sarà più posto, più spazio per ciascuno, più lavoro? No, no, no. Quando il tasso di natalità è basso, è ovvio, la popolazione invecchia. Quindi sale l'età media della popolazione. Nel 2014 l'età media in Italia della popolazione era di 44,4 anni. Ci sono solo 2 paesi al mondo con un'età media più alta della nostra, la Germania e il Giappone, con 46,1 anni. Se guardiamo al resto del mondo, vedremo che nelle grandi nazioni l'età media è molto più bassa. In Russia è 38,9, negli Stati Uniti è 37,6. In Cina è 36,7, in Brasile è 30,7. L'invecchiamento della popolazione è un problema. Più anziani, più pensioni. E più la popolazione invecchia, più si contrae la popolazione produttiva, che è quella che paga le pensioni. E non c'è solo questo aspetto. Una popolazione anziana ha tante necessità, in particolare per le spese sanitarie e per l'assistenza. Sono questi i motivi demografici che hanno fatto sviluppare l'immigrazione negli ultimi 20 anni. Gli immigrati, che hanno un'età media di 32 anni, hanno abbassato l'età media italiana, che altrimenti sarebbe ancora più alta, 45,6 anni. Soprattutto gli immigrati hanno riempito i vuoti del mondo del lavoro. Oggi gli immigrati sono l'8% della popolazione. 2.700.000 persone occupate regolarmente rappresentano l'11% della popolazione attiva del nostro paese e, in altri termini, producono, con il loro lavoro, 123 miliardi di euro di PIL, che rappresenta il 9% della ricchezza in Italia. Il loro lavoro ha pagato 9 miliardi di contributi, indispensabili per pagare le pensioni agli italiani. Oggi
In Italia, nelle costruzioni, gli stranieri sono il 16,7%, nelle fabbriche un operaio su 5 è straniero, 20%, nell'agricoltura un agricoltore o allevatore su 3 è straniero, 33%, nell'assistenza, badanti, colf, eccetera, il 70% è straniero. Vogliamo allora pensare a come sarebbe un'Italia senza gli immigrati? Ci sarebbero 5 milioni di persone in meno, meno 8%. Ci sarebbero 2 milioni 700 mila posti di lavoro vuoti, operai, agricoltori, ristoratori, badanti. Sei sicuro che ci sarebbero altrettanti italiani pronti a occupare quei posti? Ci sarebbero 600.000 badanti in meno e quindi 600.000 anziani e disabili italiani in più sull'assistenza o sulle famiglie. Ci sarebbero 800.000 studenti in meno, pari al 10% delle classi. L'Italia avrebbe un'età media di 45,6 anni. Nascerebbero ancor meno bambini. Il PIL sarebbe più basso di 123 miliardi di euro. Mancherebbero almeno 9 miliardi di euro ai conti dell'INPS. Ma ci sarebbero meno spese! Certo, per il 10% della popolazione ci sarebbe il 3% della spesa sociale in meno. Perché? Perché gli immigrati sono giovani, in buona salute e perciò non vanno negli ospedali e vanno poco dal medico, non prendono pensioni e hanno accesso limitato al welfare. Quindi, concludendo, la popolazione italiana invecchia e invecchiando diminuisce. Se diminuisce, si impoverisce. Gli immigrati sono arrivati a seguito di questo fenomeno. Silenziosamente hanno coperto i vuoti che si erano prodotti nella nostra società, nell'agricoltura, nell'industria, nei servizi, nell'assistenza, nella scuola. È un bene? È un male? Noi possiamo dire che comunque è un fatto. Anzi, è un fatto di numeri. Arrivederci. Arrivederci.